Un artista come lui non morirà mai. Franco Battiato ha lasciato un segno e un ricordo indelebile anche nel territorio ibleo e soprattutto a Scicli, dove amava trascorrere le proprie vacanze. Continua sensibilmente a scendere la curva dei positivi al coronavirus in provincia di Ragusa, purtroppo però un altro decesso a Vittoria, intanto record di prenotazioni per i quarantenni. Ancora episodi di violenza a Vittoria, dopo la lite tra extracomunitari terminata nel sangue nelle ultime ore, anche l'aggressione di un ausiliare del traffico a Scoglitti. Riaprono i musei iblei, tra i più attesi quello del castello di Donna Fugata. Per questo l'amministrazione di Ragusa presenta già alcune novità: la card amici e percorsi guidati. Salve a tutti e bentrovati con l'informazione di TG74, l'avete appena sentito dai titoli. In apertura di telegiornale la notizia di questa mattina che ha sconvolto l'Italia, la Sicilia ma anche la provincia di Ragusa, la morte di Franco Battiato, artista attratto anche dal barocco ragusano e che amava trascorrere le proprie vacanze in provincia di Ragusa e soprattutto a Scicli, dove si recava quasi ogni anno. Per questo oggi più che mai fa piacere rivedere quelle immagini di Battiato in visita a Scicli, accompagnato dal collega giornalista Peppe Savà. Noi abbiamo chiesto proprio a Savà un ricordo. Sentite quindi questa intervista realizzata da Giorgio Fratantonio. Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via. Oggi la Sicilia si è svegliata attonita alla notizia della scomparsa di Franco Battiato. Noi vogliamo parlarne con uno che con Franco è stato molto amico, il collega giornalista Peppe Savà, che abbiamo in collegamento Skype. Buongiorno Peppe. Oggi una triste notizia per la Sicilia. Beh, era una notizia, ahimè, attesa da parecchi anni, perché Franco stava male ormai da 3 anni in maniera molto seria e quindi da un certo punto di vista possiamo dire che forse ha trovato pace e serenità dopo aver sofferto dolori indicibili negli ultimi anni. E poi nell'ultimo anno, da maggio del 2020 in poi, era praticamente in una condizione di grande limitazione anche dei movimenti, quindi diciamo che stava male, stava molto male, era stato in ospedale. Diciamo che Franco non c'era più già da parecchio tempo. Senti, abbiamo visto già anche qualche immagine anticipatoria. Lui era un assiduo frequentatore di Scicli, tutto il territorio ibleo, ma soprattutto su Scicli, dove per un periodo è venuto tutti gli anni. Sì, ma sai, in questo penso di aver avuto una responsabilità, nel senso che nel 2003 gli abbiamo chiesto di inaugurare il Cineteatro Italia e fu un momento molto bello per lui, perché c'era l'avventura cinematografica che lui aveva iniziato. Qui vediamo le immagini con Willem Dafoe, quando ha portato Willem Dafoe a Scicli, ed è stato un momento molto molto bello. E lui era molto legato a Scicli anche per ragioni culturali, perché qui aveva trovato una grande consonanza di amicizie con Piero Guccione, con i pittori del gruppo di Scicli, aveva trovato, come dire, un buon ritiro, diciamo così, un luogo dove trascorrere le sue estati nella spiaggia solitaria tra Donna Lugata e Cavadaliga, dopo che per molti anni aveva frequentato la Turchia. Quindi si era ritirato qui, era abbastanza vicino a casa, a Milo, ed era sufficientemente sereno, tranquillo, anche in una condizione creativa. Immagina che Apriti Sesamo è stato un album che lui ha terminato di comporre a Donna Lucata, sostanzialmente,
circa 8-9 anni fa, quindi Donna aveva Lucata trovato che anche una dimensione creativa. Donna Lucata, tra Dimmi. l'altro, che è stato anche protagonista dell'incontro tra Con Giovanni Caccamo e Giovanni, lui che si appostò dietro una siepe. inseguì Battiato in spiaggia cercando un contatto con lui, e Franco, che era una persona molto curiosa, accettò di incontrare questo ragazzino e di seguirlo in questo percorso creativo. Ecco, qui lo vediamo al convento della Croce. Qui Franco mi disse una cosa molto bella, mi disse: Peppe, se in Germania avessero una cosa bella come il convento della Croce di Scicli, farebbero milioni di euro. Ecco, una Senti, cosa significativa. la Sicilia abbiamo detto si è svegliata male, un po' l'Italia, ma Franco era un musicista, un compositore apprezzato davvero in tutto il mondo. Ricordiamo la sua parentesi come assessore alla cultura della Sicilia. Ma Al turismo della regione siciliana, sì. secondo te che cosa ha rappresentato nella cultura mondiale? Battiato. Battiato ha aperto mondi inesistenti, cioè Battiato non è stato solo un musicista, un intellettuale, è stato una persona, un siciliano che è riuscito a creare dimensioni che non esistevano attraverso la musica, però la musica è stato uno strumento per lui, cioè lui ha aperto un dialogo fra Oriente e Occidente, lui ha creato una dimensione mistica che è la dimensione mistica di Battiato, che è quasi una religione, mi permetto di dire. E ha creato suggestioni e una grande sedimentazione culturale. Che cosa intendo dire? Battiato lo può ascoltare chiunque, non è inaccessibile. Cioè, il problema di molte persone che hanno una dimensione coltissima come era Franco è quello che sono poi inaccessibili al grande pubblico. Invece lui ha creato una dimensione musicale che è stata cantata da tutti in tutto il mondo. Ecco, l'altra grande caratteristica di Battiato è che non è stato un cantautore italiano, è stato un personaggio della musica mondiale che tutto il mondo ci ha invidiato, però attraverso la musica è riuscito a creare stratificazioni culturali profonde, per cui Battiato può essere letto in maniera superficiale e va benissimo, in maniera un po' meno superficiale e va ancora meglio, e poi sempre più profonda, sempre più profonda, sempre più profonda, per cui si capisce che dietro c'è anche una grande sofferenza, una grande riflessione sulla vita, ecco. Battiato ci consegna una grande riflessione sul senso della vita, secondo me. Bene, e volevo concludere rimarcando ancora una volta questo suo legame, sì, a Scicli, ma un po' a tutto il territorio ibleo. Battiato lo vediamo più volte a Ispica, ma lo ricordo È stato circa personalmente onorario di Ispica nel 2003. all'inaugurazione della mostra di Guccione a Modica, un evento davvero straordinario. C'è una frase bellissima che Franco ripeteva ossessivamente su Piero Guccione, e oggi la voglio ricordare perché è una frase che Battiato diceva di Piero, ma secondo me vale anche per Battiato. E la frase di Franco Battiato era sempre questa: Piero Guccione è una farfalla, si posa ma non tocca. Ecco, questa definizione vale anche per Battiato. Infatti. Bene, con queste belle parole concludiamo il nostro Grazie. ricordo su Franco Battiato. Ringraziamo il collega Peppe Savà e restituisco il video. Grazie, grazie. Parole toccanti, lo avete appena sentito, e per questo ringraziamo anche noi Peppe Savà per il suo ricordo. Ma andiamo avanti con il telegiornale. Adesso parliamo dei dati aggiornati riguardo i contagi da coronavirus in provincia di Ragusa. Scende ancora la curva dei positivi, ma purtroppo un altro decesso a Vittoria. Intanto record di prenotazioni per gli over 40. I dettagli nel servizio.
Diminuisce sensibilmente il numero dei positivi al coronavirus in territorio ebreo, oggi 1340 contro i 1369 di ieri, ma purtroppo un altro decesso nelle ultime 24 ore. Si tratta di un uomo di Vittoria di 96 anni, 1292 invece le persone in isolamento domiciliare, 31 quelle ricoverate e 9 nell'RSA di Ragusa. Questo il numero dei positivi diviso nei vari comuni. Situazione identica ieri ad Acate con 38 positivi, lo stesso anche a Chiaramonte con 14, Comiso 241, Giadatana 3, Ispica 28, Modica 36, Monterosso 1, Pozzallo 46, Ragusa scende di 14 con 226 positivi in isolamento domiciliare, Santa Croce 55, Scicli 50, scende anche Vittoria oggi a 554 positivi. Intanto record di prenotazioni già nelle scorse ore per la somministrazione del vaccino ai quarantenni, migliaia di persone che hanno già lasciato i propri dati per mettersi in coda in attesa del vaccino che per i quarantenni potrà essere Pfizer o AstraZeneca. Ma per chi non ha preferenze di siero, a partire da oggi per 3 giorni è data la possibilità di vaccinarsi con AstraZeneca in tutti gli hub dell'isola anche senza prenotazione. Le persone che rientrano nel target possono presentarsi agli hub anche della provincia di Ragusa dalle 9 alle 18. L'open day nell'ex ospedale civile a Ragusa si effettuerà soltanto oggi, domani e giovedì. L'open day si svolgerà invece nel nuovo hub del Palaminardi. Da ieri è invece possibile collegarsi al sito dell'ASPI di Ragusa, scaricare il proprio certificato di avvenuta vaccinazione valido come green card. Il documento avrà durata di 6 mesi dal giorno della seconda inoculazione e potrà essere utilizzato per gli spostamenti in ambito nazionale tra regioni contrassegnate da colore differente. L'ASP informa che il documento di avvenuta vaccinazione non corrisponde al certificato verde digitale che sarà uniforme e approvato a livello europeo nei prossimi mesi. E adesso ci spostiamo a Vittoria, dove continuano a preoccupare gli episodi di violenza. Dopo la lite di sabato scorso tra extracomunitari, adesso anche un'aggressione a scoglitti a danni di un ausiliario volontario. A intervenire oggi anche la commissione straordinaria. Sentite. Continui i fatti di violenza che innalzano il livello d'allarme nel comune di Vittoria. Prima la lite furibonda tra tunisini terminata sabato scorso nel sangue e adesso l'aggressione ad un ausiliare della vigilanza a Scoglitti. Due episodi preoccupanti che hanno portato la commissione straordinaria a condannare fortemente tali comportamenti, nonché dimostrare vicinanza all'ausiliare aggredito. I fatti sono accaduti proprio ieri pomeriggio, quando un uomo stava in tutta autonomia e libertà spostando una transenna per farsi spazio in strada con la propria autovettura. Ad accorgersi di quanto stava accadendo, proprio un ausiliario del traffico subito intervenuto. Da qui le minacce, prima verbali e poi fisiche, da parte del cittadino vittoriese nei confronti dell'istituzione pubblica. Un fatto intollerabile e riplorevole, ha affermato la commissione straordinaria di Vittoria. Siamo al fianco dei volontari, degli ausiliari della vigilanza, a cui va tutto il nostro ringraziamento per la particolare dedizione con cui quotidianamente affrontano il lavoro e per la vicinanza che hanno saputo dimostrare alla cittadinanza in questa fase di emergenza sanitaria. Ciò che è accaduto non ha alcuna giustificazione e chi ha agito ha dimostrato assoluta mancanza di rispetto delle istituzioni. Continua così l'attuale amministrazione vittoriese, riferendosi proprio all'episodio accaduto a Scoglitti in piazza Sorelle Arduino, quando un 34enne a bordo della propria autovettura ha forzato una transenna per accedere a un'area pedonale, urtando l'ausiliare che tentava di fare rispettare il divieto. Il volontario è stato accompagnato in ospedale con una prognosi di 8 giorni. L'uomo invece è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Altro episodio che ci ha lasciati sgomenti, continua la commissione straordinaria, la lite di sabato sera in via Castelfidardo tra due braccianti agricoli tunisini che è finita nel sangue. Uno dei due è anche stato portato in ospedale con una profonda ferita sul collo causata da una bottiglia rotta. Troppi i fenomeni criminali che in queste ultime settimane si sono susseguiti in città. Sul fronte sanitario continua l'amministrazione. I dati che giornalmente ci fornisce l'ASP di Ragusa in merito ai contagi non sono di certo confortanti. Ci appelliamo al senso di responsabilità di ogni cittadino, perché solo rispettando le regole potremo presto uscire da questa pandemia che ci ha messo in ginocchio. Facciamo appello alla collettività vittoriese per richiedere il rispetto delle regole.
E adesso ci colleghiamo tramite Skype con il segretario cittadino del Partito Democratico di Ragusa, Peppe Calabrese, che già vedo collegato con noi. Grazie per questo collegamento innanzitutto. Buongiorno. Allora, parliamo delle tematiche più discusse in queste settimane proprio a Ragusa, quindi crisi idrica ed emergenza rifiuti. Abbiamo sentito già il sindaco Cassì, che tra l'altro ha indetto anche diverse conferenze stampa, ha fatto il punto della situazione, ha invitato i cittadini anche a risparmiare sull'acqua e ha spiegato il perché della discarica dei Moricani ancora chiusa. Ma secondo lei, dato che sono problemi comunque che non riguardano quest'anno, ma che si ripetono nel corso degli anni, c'è qualcosa in più che l'opposizione suggerisce di fare all'amministrazione? Beh, noi abbiamo sempre suggerito innanzitutto di andare a vedere il problema alla radice, non è da adesso ma è da qualche anno. Per i 3 anni di questa amministrazione ogni anno puntualmente si è ripetuto la crisi idrica in questo periodo. Ora non basta che sindaco da buon padre di famiglia raccomanda ai cittadini ragusani cercate di essere responsabili e consumare poca acqua, perché innanzitutto per consumare poca acqua uno dovrebbe averla nei serbatoi e migliaia di famiglie, una buona fetta della città da qualche settimana ha grossi problemi di approvvigionamento idrico, tant'è che noi viviamo in una città che galleggia sull'acqua e di contro abbiamo le autobotti che ci devono rifornire. Tutto questo non è possibile nel 2021 a Ragusa. Allora il problema è chiaro ed è serio. Non è vero che il problema è la diga, perché noi non attingiamo dalla diga, noi attingiamo da pozzi. Adesso stanno tirando fuori la questione che i pozzi hanno fatto richiesta per i pozzi dell'ASI. Sì. Questa è un'altra furbata amministrativa di questo assessore ai lavori pubblici, di chi si occupa di questo, del sindaco, perché omettono di dire che l'ASI, che è un ente in liquidazione, sta per obbligo trasferendo ad altri enti, in questo caso al comune, la rete idrica, quindi i pozzi e la rete fognaria che in questo momento è a carico dell'ASI, e questo lo dovrà fare entro il prossimo mese. Ecco perché adesso poi ci saranno i pozzi di ASI che probabilmente riusciremo ad utilizzare, ma ci vogliono le condotte, quindi il tempo è lungo, non basta illudere le persone dicendo non vi preoccupate che in 2 o 3 settimane risolviamo il problema, e quindi bisogna immediatamente agire come amministrazione al fine di dare il prezioso liquido nelle case dei cittadini, perché la gente è seriamente, posso dire, incazzata. Non avere l'acqua a casa è... Chiamare le autobotti, pagare certe volte di tasca propria, insomma, problemi che già abbiamo visto in passato. Esatto, è il canone idrico che puntualmente invece arriva nella posta dei singoli cittadini e che chiaramente sono costretti a pagarlo. Io vedo sulla pagina del primo cittadino su cui mi collego, che cerca di minimizzare tutto, cerca di far capire che viviamo nel paese delle meraviglie, ma non è così. Il problema c'è ed è serio. È un problema che noi come opposizione chiediamo al sindaco di affrontare. Se vuole la nostra collaborazione noi gliela diamo, ma non possiamo lavorare e vivere in questo modo. Per quanto riguarda... Peppe, scusami, il problema è anche serio riguardo l'emergenza rifiuti, no? La discarica di Ragusa torna di nuovamente chiusa, Cava dei Moricani, sia per un guasto tecnico, ma sia perché ormai è satura, e questo si sa, è un'emergenza proroga dopo proroga che comunque arriva sempre a una chiusura, certe volte a gennaio scorso durata più di una settimana, unito alla crisi idrica, l'emergenza rifiuti diventa un problema serio. Purtroppo è così, infatti chi di pubblicità vive, di pubblicità perisce. Ripeto, la pagina del sindaco oggi è inondata da commenti di faccini rossi, incazzati, perché anche questo, cioè non puoi ogni sera alle 8, alle 20 comunicare alla città con Facebook che domani non passa la raccolta differenziata che riguarda una volta l'umido, una volta la plastica, una volta un'altra cosa. Questa è una vera disefficienza amministrativa. Il problema parte da Musumeci, da Palermo, quindi il primo che dovrebbe andare a casa è Musumeci, che non è riuscito a fare un piano regionale che riguarda lo smaltimento dei rifiuti. Ma il problema è anche locale, perché
Io ricordo a chi ci ascolta che questa è una città che è sempre stata autonoma nella gestione dei rifiuti. Noi avevamo anche previsto la quarta vasca a Cava dei Modicani, sacrificando ancora una volta quella zona che è già molto sacrificata. Ma non possiamo dire sempre abbanchiamo i rifiuti a casa degli altri. I rifiuti, quelli nostri, li dobbiamo abbancare a casa nostra. E allora la quarta vasca sarebbe stata la soluzione. Purtroppo Cassì ha un assessore in giunta che è stato il paladino della non costruzione della quarta vasca. Non so come la pensa oggi, fermo restando che noi siamo senza discarica e non solo viviamo queste inefficienze amministrative per quanto riguarda la raccolta differenziata, ma c'è anche il problema che il costo dello smaltimento dei rifiuti è elevatissimo e noi non riusciamo ad abbassare le bollette, tant'è che le bollette sono sempre dello stesso importo. In chiusura, un'ultima domanda: voi avete anche abbracciato le armi politicamente parlando contro l'assessore all'urbanistica chiedendo appunto le dimissioni. Il perché? Ce ne sono diversi assessori a cui dovremmo chiedere le dimissioni, o meglio, il sindaco dovrebbe avere la possibilità e la forza di dire mettetevi da parte perché non siete stati in grado. Ovviamente l'urbanistica è il baricentro della crescita, della valorizzazione e della strategia per la crescita di un territorio. Noi siamo in una città dove non abbiamo un piano regolatore generale. Il piano regolatore generale hanno fatto uno schema di massima che non serve a nulla e lo ha dimostrato la bocciatura della variante del parco agricolo urbano da parte della regione, che ci ha detto se non avete il piano regolatore generale noi la variante non la possiamo approvare. Siamo senza piano particolareggiato del centro storico, siamo senza piano strategico. Tutto questo mette in evidenza una difficoltà nel portare avanti gli strumenti urbanistici che creano un danno alla città. Non possiamo applicare nel centro storico l'eco bonus, il famoso 110%, perché il piano particolareggiato che lo avrebbe permesso non esiste. Tutto questo fa sì che in 3 anni non hanno fatto nulla e quindi noi dobbiamo lasciare una traccia. Passi o non passi la mozione di sfiducia, ma noi abbiamo il dovere come Partito Democratico, lo abbiamo fatto assieme al Movimento 5 Stelle, quindi iniziamo un percorso comune. Abbiamo il dovere di dire alla città, e noi ve l'avevamo detto qualche anno fa. Peppe, ti ringrazio, sei stato chiarissimo, grazie per questo collegamento e buon lavoro. Grazie ancora. Arrivederci, grazie. Ieri sera a Pozzallo, nella parrocchia Chiesa Madre Madonna del Rosario, è stato ordinato diacono per l'imposizione nelle mani del vescovo di noto, Monsignor Antonio Staglianò, il seminarista Crescenzio Mucia. Una celebrazione molto partecipata, al punto che è stato necessario installare, pensate, all'esterno degli schermi per consentire a quanti non erano riusciti ad entrare in chiesa di poter usufruire della cerimonia. All'evento era presente anche il nostro Giorgio Fratantonio, che ha intervistato alla fine del rito religioso l'ordinato e il vescovo. Vediamo quindi il servizio. Si è appena conclusa la celebrazione dell'ordinazione diacolale di Don Crescenzio Mucia, giovane pozzallese, che oggi è stato ordinato dal vescovo di Noto, Monsignor Antonio Staglianò. Molto viva la partecipazione della città, abbiamo sentito una sua dichiarazione e abbiamo ascoltato anche le parole del vescovo. È un momento di grande gioia perché avverti il peso della responsabilità, il peso di Cristo sulle tue spalle, il peso della Chiesa. Quello che sono, lo sono per grazia, non ho alcun merito, ma mi affido al Signore e alla Chiesa perché giorno dopo giorno sia la preghiera del popolo fedele a costituirmi nel mio ministero e il Signore possa operare a beneficio soprattutto delle giovani generazioni, perché possano credere che Gesù è l'unica via di gioia veramente, veramente possibile. La Chiesa di Noto si arricchisce di una nuova perla, questa bella ordinazione diaconale. Sì, grazie a Dio già questa è la seconda, presto verrà una terza. Quando ci sono i sacramenti come il diaconato, il presbiterato, anche l'episcopato,
quindi l'ordine sacro, la Chiesa genera, no? Genera e partorisce, cioè non solo concepisce, perché, ma partorisce, genera figli, e questa è una cosa veramente importante. Noi abbiamo bisogno di pastori, abbiamo bisogno di persone che davvero si dedichino e diano tutta la loro vita al servizio del Vangelo, seguendo l'esempio bellissimo del Maestro Gesù, che è il Signore delle nostre anime. E Gesù è un modello certamente inimitabile, insuperabile, però è un modello che ci sta davanti e ci attrae, no? E Gesù è il dono della sua vita: ecco il mio corpo lo dono a te, ecco il mio sangue è sparso per te. Gesù è, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Gesù è laddove le persone ferite, fragili, vengono risanate, i ciechi riacquistano la vista, ecco, gli storpi camminano, ai poveri è annunziata la buona novella. Ecco, quando noi parliamo di pastori, quindi di sacerdoti, di preti, e in questo caso quando parliamo di diaconi come Crescenzio, noi parliamo della possibilità di un cristianesimo vissuto come stile di vita, un modo di abitare il mondo con gli occhi e con lo sguardo di Gesù, che ha compassione, empatia, soprattutto per i poveri, i sofferenti, gli scartati, gli umiliati, gli offesi. Lei nel saluto finale ha voluto ricordare e salutare il parroco di comunità, Don Salvatore Cerruto. È stato un gesto molto apprezzato dai parrocchiani. Ma l'ho salutato di cuore, perché da molto che non lo vedo. Don Salvatore Cerruto ha contratto il Covid, è stato anche molto male nell'ospedale di Ragusa. Abbiamo pregato molto per lui e abbiamo anche temuto per lui. Grazie a Dio, dopo un certo periodo, le sue condizioni sono migliorate. Adesso è ancora, non è negativizzato, e quindi è però in canonica, isolato, no? Isolato. E quindi ho voluto ricordarlo perché sapevo che stava guardando attraverso la televisione, ma perché Don Salvatore, io posso dirlo con coscienza, insomma, è un sacerdote davvero donato al Signore, un sacerdote che lavora con questo ritmo spirituale nel cuore, cioè la mia vita è consacrata al Signore per il bene dei fratelli, e così tutti i preti dobbiamo essere, anche il vescovo deve essere così come lui. Bene, grazie eccellenza, siamo contenti per queste sue parole. Anche noi di Canale 74 abbiamo contribuito non solo a diffondere le vostre cerimonie, ma anche a Don Salvatore Cerruto. Sì. Io vi ringrazio di cuore, perché questi strumenti sono straordinari, straordinari, e devono diventare sempre di più straordinari, importanti e significativi, se servono al bene della comunicazione, no? Guai quando gli strumenti di comunicazione di massa si mettono a servizio, no? Di calunnie, di falsità, di, no? E purtroppo talvolta anche accade, no? Allora noi dobbiamo, come dice Papa Francesco, sviluppare un'etica della comunicazione, e allora dobbiamo esaltare la bellezza umana che c'è nel nostro territorio, pur documentando, no, talvolta i disastri, le fatiche delle barbarie, però non possiamo scomunicare solo, no, aspetti negativi che pur ci sono, no? Occorre che diamo anche risalto al bene, alla giustizia, alla lealtà, all'umanità che c'è e che circola. Anche questa è una bella notizia. Allora, se voi potete predicare il Vangelo dal vostro punto di vista, quando riuscite ad organizzare e a dare realmente belle notizie, ecco, Evangelion vuol dire questo, bella notizia.
E in chiusura una notizia, si svolgerà domani all'interno dell'Istituto Scolastico Guglielmo Marconi di Vittoria un interessante dibattito dal tema La scuola incontra le istituzioni, un incontro dalle 10.30 alle 12 riservato agli alunni delle terze classi a cui parteciperanno oltre la dirigente scolastica del Marconi Anna Giordana, anche che avvierà i lavori, anche il dirigente tecnico dell'ambito territoriale Viviana Assenza e il senatore Riccardo Nencini. Si parlerà dell'importante ruolo degli istituti professionali nella vita sociale, del sistema scolastico nel Ragusano e del ruolo del Parlamento con l'importanza attiva dei giovani nella vita democratica del Paese. Bene, questo è tutto. Noi ci salutiamo e vi auguriamo una buona giornata. Grazie e arrivederci.